Anche Diego Ferrara guarda l'Europa. Il candidato sindaco di Chieti del centrosinistra ha annunciato che qualora tra un mese diventasse primo cittadino istituirà un assessorato che si dedichi esclusivamente all'intercettazione dei fondi messi a disposizione dall'Unione Europea. La prima cosa che farò è proprio questa. Farò un assessorato proprio ad hoc per l'intercettazione dei fondi europei, quindi un assessorato per le politiche europee, in quanto la nostra città avrà bisogno di soldi per rinascere e per ricostruirsi. Al di là delle posizioni ideologiche, i fondi dell'Europa sembrano essere diventati fondamentali per l'economia delle realtà locali, tant'è che anche il candidato del centrodestra, Fabrizio Di Stefano, aveva annunciato all'inizio della campagna elettorale che avrebbe portato a Chieti i finanziamenti dell'Unione, addirittura prima delle amministrative, seppur finora non si sia visto un euro, e a sostegno di Ferrara ora arriva anche la cavalleria da Bruxelles. Chieti non partecipa mai ai bandi europei, è quanto dichiarato dall'europarlamentare Picerno. Chieti per esempio non partecipa mai ai bandi europei, che sono soldi messi a disposizione delle comunità. Allora, in questo penso che tutto debba cambiare rispetto appunto al passato, perché ci sono tante opportunità che possono essere colte da questo territorio e che troppo spesso, un po' per mancanza di competenze, un po' per mancanza anche di interesse, no? Perché per conoscere che c'è un bando devi magari aprire il sito, devi informarti, devi documentarti, ed è un peccato che tutto questo rimanga appunto, rimangano risorse inutilizzate che poi troppo spesso l'Italia è costretta a rimandare indietro proprio per mancanza di utilizzo e di interesse da parte delle realtà locali. Ecco, io spero che in futuro tutto questo possa cambiare, che ci sia finalmente un dialogo positivo tra le istituzioni europee e quelle locali per provare a migliorare la vita di questa comunità.